Quanto Philibus Terre, quando la magia del cinema si fa corto. Una menzione speciale della giuria a Stefano De Felici per Non siamo scarti. Ma come nasce quest'idea di questo cortometraggio, questo documentario, come lo vogliamo chiamare? L'idea nasce grazie a un grande giornalista, Mimmo Lombezzi, e la partecipazione dell'associazione ATTA dalla Over 40, che ha creduto in questo spunto, ci ha appoggiato e ha collaborato sia da un punto di vista creativo, aiutandoci a recuperare decine e decine di storie, tra le quali poi ne abbiamo scelte 7. E diciamo che la forza di questo progetto era il fatto di riuscire a portare sui media nazionali, come effettivamente fortunatamente è successo, una tematica che troppo spesso viene un po' bisfrattata dai media nazionali. Quante persone alla fine poi sono state coinvolte? Alla fine abbiamo coinvolto circa un centinaio di persone, che sono state più o meno le storie che abbiamo vagliato. In realtà questo nella fase di preproduzione, perché poi in questo momento di promozione e distribuzione, oltre ad aver raggiunto qualche gol, diciamo, con la pubblicazione su quotidiani nazionali, anche la RAI è riuscita a dare, insomma, a mettere in evidenza questo lavoro, trasmettendolo, e ogni volta che il corto viene proiettato nelle città, come abbiamo visto stasera, alcuni degli associati cercano di, insomma, di sostenere, di prendere parte, di partecipare, come abbiamo visto stasera Laura, che è venuta a portare la sua testimonianza e anche a mostrare il proprio corpo, perché, come abbiamo ricordato prima, questi sono corpi resistenti, che resistono a questa violenza impalpabile ma così determinante per le loro vite e le nostre vite, anche quelle di noi giovani, diciamo, come in Italia i trentenni vengono definiti. In prospettiva, insomma, vedere questi quarantenni così in difficoltà ci fa sentire l'urgenza di cercare di fare qualcosa che vada al di là di un pensiero, anche se quando si riesce a cominciare a pensare già è qualcosa. Insomma, un vero e proprio progetto che, mi sembra di capire, va avanti. È un progetto che va avanti, che vuole fortemente andare avanti, che vuole diventare sempre di più partecipato. Adesso abbiamo in animo il fatto di riuscire a confezionare un sito, quindi un'operazione multimediale che possa aprire a tutti gli associati ATDAL e a chiunque abbia piacere di farlo, il fatto di poter creare una videolettera, postarla sul sito e condividere la propria esperienza, in modo da aiutare queste connessioni che rendono anche più, insomma, fa sentire meno la solitudine, no? Che è un'altra grossa difficoltà che spesso affrontiamo in questa società così frenetica, veloce e puntata forse troppo spesso sul soldo. È il caso di chiudere con un buon lavoro. Grazie, grazie. Anche a voi.